Allora, buongiorno a tutti. Oggi parliamo della prima delle sette sefirot emozionali. Dopo le prime tre che abbiamo descritto, che sono quelle invece più intellettuali. La sefirah che andiamo a trattare oggi è la sefirah del chesed, della bontà. Abbiamo detto che le sefirot, lo ripeto brevemente, sono degli aspetti di HaKadosh Baruch Hu, delle emanazioni di HaKadosh Baruch Hu, che sono legati a delle qualità morali che noi dobbiamo imitare. Allora, è la Midah del Chesed. Dice così: come si può abituare l'uomo alla qualità morale della bontà del Chesed? Deve amare HaKadosh Baruch Hu in maniera completa, e questo suo amore deve essere fissato nel suo cuore, sia se HaKadosh Baruch Hu gli manderà qualcosa di buono, sia HaKadosh Baruch Hu gli manderà qualcosa di negativo o apparentemente negativo, come sofferenze e ammonimenti, perché noi sappiamo che in realtà tutte le sofferenze che HaKadosh Baruch Hu ci manda sono un modo per o espiare dei peccati oppure per metterci sulla retta via, per farci ritornare sulla retta via, per farci fare teshuva, quindi per educarci di fatto, non assolutamente per farci soffrire, ma hanno comunque un fine positivo. Quindi noi dobbiamo vedere il fine positivo, anche se apparentemente all'inizio vediamo l'aspetto negativo, e comunque dobbiamo amare HaKadosh Baruch Hu in tutti e due i casi. E ancora è scritto nello Shema: e amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Kol meodecha. Che significa meodecha? Dice il commento Rashi sul posto, dice: bekol midah umidah, con ogni misura e misura che HaKadosh Baruch Hu, con la quale HaKadosh Baruch Hu si comporta con te. Perché dobbiamo far congiungere, confluire tutte le misure di HaKadosh Baruch Hu nel Chesed, nella bontà. Perché tutte le misure di HaKadosh Baruch Hu, anche quella del rigore, in realtà fa parte del Chesed, fa parte della bontà. E, come diceva Nachumish Gamzu, che è un grande maestro della Gemara, che diceva per l'appunto Gamzu Letovah. Si chiamava proprio Nahum Ish Gamzu perché diceva Gamzu Letova, ogni cosa è per il bene. E ancora, perché il Chesed è chiamato Tov, è chiamato bene. Quindi Gamzu Letova, anche questo è Chesed, possiamo interpretare. Anche questo è bontà. E quindi in realtà dobbiamo capire che la Gvura, il rigore, le sofferenze che vengono invece dalla parte sinistra, in realtà devono confluire nella parte destra, che invece è la parte dell'amore. Perché anche la parte sinistra in realtà è come se fosse una parte della parte destra, una parte della bontà. E ancora dice: chi è la persona che è Hasid, che è la persona buona, che fa della bontà, è colui Amit Hasid Imkono, colui che fa del bene con il suo creatore. Perché tutta la Gmilut Chasadim che l'uomo fa qua in basso, in realtà, è una sorta di riparazione. E quindi nel momento in cui noi facciamo del bene qui in basso alle altre persone, è come se facciamo del bene direttamente a Kadosh Baruch Hu. Perché è scritto, intanto faccio una piccola parentesi. Tutta la Gmilut Chasadim che fa l'uomo in basso è scritto. Che si intende per Gmilut Chasadim? Faccio una piccola parentesi. La Gmilut Chasadim sono gli atti di bontà. È una sottocategoria della mitzvah della Tzedakah. Quindi è il fare del bene con il mio tempo. Quindi andare a visitare i malati, andare a consolare le persone in lutto. Semplicemente, o anche semplicemente, consolare una persona che sta poco bene, eccetera. E quindi dice. E viene infatti subito dopo il Ramak viene a spiegare quali sono alcune tipologie di Gmilut Chasadim, alcune tipologie di atti di bontà. E faccio un'ultima parentesi: come la Tzedakah invece è un fare del bene dal punto di vista materiale, la Gmilut Chasadim è un fare del bene dal punto di vista spirituale, quindi con il mio tempo. La Tzedakah è dare soldi, vestiti e qualcosa di materiale, mentre la Gmilut Chasadim è fare del bene con il mio tempo. E quindi vediamo alcuni esempi di Gmilut Chasadim, di atti di bontà, che ci riporta il Ramak e dice: prima di tutto il fatto di mettere alla luce un bambino, quello è un atto di Chesed da parte di HaKadosh Baruch Hu prima di tutto, ma anche della mamma, ovviamente. Secondo esempio
è invece il fatto di fare la Milà al bambino. Perché? Perché la Milà, in generale, perché si fa? Perché noi leviamo il prepuzio, leviamo l'orla, e in questo modo leviamo una sorta di tappo che rende l'unione a Kadosh Baruch Hu più diretta. D'accordo? E quindi per l'appunto, nel momento in cui facciamo la Milà a un bambino, gli diamo la possibilità di fare Teshuva. Gli diamo la possibilità di arrivare a questa unione diretta con HaKadosh Baruch Hu. E come ha fatto, qua si fa l'esempio di Pinchas, che ha fatto la Milà ai figli di Israele e quindi ha meritato anche la Keunah, il sacerdozio. E perché nel momento in cui ha fatto del bene alle persone, ai bene a Israele, ai figli di Israele, così ha fatto del bene contemporaneamente anche a Kadosh Baruch Hu. Perché quando noi ovviamente, questo è un principio generale, applichiamo tutte quelle che sono le mitzvot che riguardano il rapporto con l'altro, e nel momento in cui noi amiamo l'altro, amiamo a Kadosh Baruch Hu, perché in ognuno di noi c'è una parte di Kadosh Baruch Hu. E ancora, terzo esempio, andare a visitare i malati. Perché noi sappiamo che è scritto proprio che quando uno va a visitare i malati, poi ci sono alcune halakhot che ti dicono quando puoi andare, quando non puoi andare, che cosa devi dire, che cosa non devi dire, eccetera. Però qua viene detto che quando uno va a visitare i malati è come se li guarisce, gli ridà vita, anche solo il fatto che sono lì e possono dargli comunque vitalità. E la vitalità, anche a livello di umore, può dare anche guarigione a livello fisico, dicono i maestri. E ancora viene detto qui che quando noi facciamo Bikur Cholim, quando noi andiamo a visitare i malati, è come se guariamo e consoliamo anche HaKadosh Baruch Hu stesso, che di fatto soffre con noi perché è in esilio con noi. E ancora, esempio successivo, il fatto di dare la tzedakah alle persone povere. Altro esempio classico, a livello materiale, quindi dare cibo, vestiti, quello di cui si ha bisogno. E poi abbiamo un altro esempio che è l'Achnasat Orchim, il fatto di ospitare le persone. Ma la cosa interessante qua, ovviamente, la mitzvah è dare ospitalità a chi non ha materialmente dove dormire, dove mangiare, senz'altro, ma non è solo questo, è anche qualcos'altro, ossia dare menucha, dare un bet menucha, una casa di menucha, una casa di menucha a coloro che sono Olchei drachim besoda galut, coloro che sono le persone che camminano, che vagano in questo galut. Che vuol dire questo? Vuol dire che di fatto dare consolazione a una persona, a chi è in galut, a chi quindi soffre, perché tutti di fatto abbiamo delle mancanze proprio perché siamo in galut, perché siamo fuori dalla nostra casa, che è il Beit HaMikdash, che è Eretz Israele, eccetera. E quindi in questo senso noi, nel momento in cui anche solo consoliamo una persona, gli siamo vicino, gli stiamo dando menucha, gli stiamo dando un rifugio in questo suo percorso figurato che è il percorso del galut. Questo da una parte. E dall'altra invece possiamo dire in un'altra maniera, nel momento in cui noi ospitiamo delle persone che magari hanno una casa, però le facciamo stare di Shabbat, le facciamo fare le feste, magari non hanno dove fare delle feste, oppure semplicemente non hanno persone con cui sentirsi a casa, le facciamo sentire a casa nostra, questa è per l'appunto Achnasat Orchim, è la mitzvah di ospitare. E ancora un altro esempio è il fatto di dare dei soldi, fare achnasat, si dice, kalah la chuppah, ossia dare la possibilità a una sposa di fare la chuppah, di sposarsi. Magari chi deve organizzare un matrimonio ha bisogno di soldi, eccetera, perché in questo modo noi facciamo sì che ci sia un ichud, un'unione tra uomo e donna, che è figurativamente l'ichud, l'unione che bisogna fare dopo il galut per ritornare alla Geulah, tra la Shekhinah, tra la presenza di Kadosh Baruch Hu e il popolo che sono adesso separati. Nel momento in cui un uomo e una donna si uniscono e fanno ichud, così avvicinano la Geulah, che è questo ichud finale, perché di fatto tutto parte dalla coppia, dall'amore all'interno della coppia e dalla possibilità poi di mettere su una casa ebraica e una famiglia che possa fare mitzvot. E ogni matrimonio affretta la Geulah, quindi dare la possibilità a due persone di sposarsi a livello di soldi dà la possibilità che ci sia questo ichud, questa unione, sia materiale che spirituale, sia tra due persone proprio, sia tra la presenza di HaKadosh Baruch Hu in esilio e il popolo, e quindi affrettare la Geulah. E ancora, portare pace tra due persone,
così che ci possa essere unione ancora, amore, eccetera. E ancora, molto interessante, qua viene detto, in generale questo concetto dell'unione che ci deve essere in basso tra il popolo ebraico, all'interno del popolo ebraico, così è un'unione che nel momento in cui c'è qua in basso ci sarà anche in alto. Un'unione che ci deve essere tra tutte queste sefirot, anche tra tutti questi aspetti di HaKadosh Baruch Hu, che sono tutti aspetti che sono dentro di noi, e ci deve essere armonia, ci deve essere equilibrio tra tutte queste qualità morali. Nel momento in cui noi riusciamo ad avere equilibrio al nostro interno attraverso tutte queste qualità morali e avere la possibilità che tutte queste qualità morali, come dire, agiscano in armonia, allora ci sarà armonia anche in alto. E così finiamo oggi con la sefira del Chesed.